Ehi, ciao, io sono Francesco e oggi parliamo di Bach. Siamo tra 600 e 700. È impossibile parlare di Bach in un video solo, perché Bach è tutto. Bach è il perfetto equilibrio tra emozione e matematica, tra la spiritualità del mondo antico e la razionalità del mondo moderno, tra barocco e illuminismo, tra fede e scienza. Il 600 è il secolo della rivoluzione scientifica, da De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico del 1543, fino ai Principia Mathematica di Newton del 1687, l'uomo ridefinisce l'universo, il suo ruolo nell'universo e il modo di conoscerlo. È una rivoluzione. La musica di Bach è il suono di questa rivoluzione. A un ascolto superficiale, l'aspetto saliente della musica di Bach è senz'altro la sua complessità. Bach è il maestro del contrappunto. Molte voci indipendenti che si legano le une alle altre per formare una texture complessa e cangiante. Nel 1609 Galileo punta verso il cielo uno strumento nuovo, il cannocchiale. Fino a quel momento gli olandesi lo avevano usato solo per spiare le dame dalle finestre, e invece lui lo rivolge verso il cielo. Osserva le asperità della Luna, i satelliti di Giove e la Via Lattea, come nessuno aveva mai fatto prima. Pubblica le sue scoperte nel Sidereus Nuncius. Le osservazioni di Galileo sono rivoluzionarie, distruggono la visione aristotelico-tolemaica del mondo. La Luna non è una sfera perfetta, omogenea, incorruttibile. Ciao ciao, secondo canto del paradiso. La Via Lattea è formata da una miriade impressionante di stelle, ma soprattutto il moto dei satelliti di Giove fornisce una prova scientifica della teoria eliocentrica di Copernico. Fino a quel momento l'universo era come una piccola casa di bambole, ordinatissima, con l'uomo bello al centro di tutto, un universo finito. I cieli concentrici ruotano intorno alla Terra come un piccolo ingranaggio di orologio. Tutto è conchiuso e armonioso. Con Copernico, Bruno, Galilei, improvvisamente si allargano oltre misura i confini dell'universo. L'artista barocco si confronta con l'infinito. L'arte barocca è grandiosa, punta a dare un'illusione di infinito, sfonda le pareti. Anche la musica di Bach, nell'intricato gioco contrappuntistico, tende all'infinito e l'uomo si meraviglia di fronte a questa immensità. L'orecchio si perde nell'immensa ricchezza del contrappunto, nell'infinito intreccio di tutte queste voci. Qualcosa di molto simile deve aver provato Galileo quando ha osservato per la prima volta la densità della Via Lattea. L'arte barocca tende all'infinito. Nel 1623 Giovan Battista Marino pubblica una delle opere poetiche più lunghe mai scritte, tre volte la Divina Commedia. Pensate all'imponenza delle facciate barocche, alle altezze vertiginose dei soffitti barocchi. Ascoltiamo il Kyrie della grande messa in si minore di Bach. È un incipit immenso che ci sommerge con ondate sonore sempre più grandi. Come ho detto, Galileo dà diverse conferme scientifiche alla teoria copernicana. Improvvisamente la Terra non è più al centro dell'universo, e così l'uomo.
e molti la prendono malissimo. Per questo il 600 è anche un'epoca di inquietudine, di perdita di senso. L'uomo si sente sperduto in un universo immenso e misterioso. Il barocco è anche un secolo di crisi, relativismo e precarietà, in cui è costante la presenza della caducità e della morte. In Bach la morte e la sofferenza sono rappresentate con tinte estremamente fosche. Dio è distante, lacrime, angoscia, paura sono l'amaro pane dei cristiani, come recita il testo di una sua cantata. Il lamentoso basso discendente, le figurazioni lacrimose delle voci, tutto si scioglie come in un quadro espressionista. Queste dissonanze raccontano un secolo di crisi. L'uomo è minuscolo di fronte a questa perdita di certezze. Nel coro della Passione di San Giovanni l'uomo sembra sperduto in un mare in tempesta e lancia un grido disperato verso il divino, un grido che si perde nel silenzio del cosmo. Nell'Actus Tragicus, una delle prime composizioni di Bach, il coro ripete: «Questa è l'antica legge, l'uomo deve morire». Il soprano, piano piano da solo, sospirando, risponde: «Sì, signore, vieni». Un'invocazione sempre più flebile, che si spegne in una pausa tragica, sospesa, dubbiosa, una preghiera che forse rimarrà inascoltata nel silenzio della morte. How's this one? Oh, Bach is very good, I recommend. Le cantate di Bach sono un mondo. Ne scrive più di 200. Nel periodo di Lipsia ne scrive una settimana. Bach non scriverà mai opere, ma si appropria di tutti gli stilemi operistici e li usa nelle sue cantate. Ora stiamo ascoltando un duetto da una delle cantate più famose, un duetto d'amore che poteva andare in scena a Venezia in un'opera. Invece diventa un dialogo tra l'anima e Gesù, che si scambiano dolci inviti e promesse d'amore. Bach è teatrale. Nella messa in si minore drammatizza il Domine Deus, Domine Filii, in un dialogo tra padre, tenore, e un soprano, il figlio. Con la dolcezza, con la delicatezza di un uomo che aveva avuto 20 figli e, come cantor, doveva crescere ed educare decine di bambini. È un duetto moderno, galante, nello stile alla moda che piaceva tanto ai suoi due figli maggiori e che sicuramente lo avranno apprezzato. Nel barocco c'è l'infinito, c'è la crisi, ma c'è anche lo stupore, la meraviglia, la teatralità. Il barocco vuole stupire, c'è aria di novità. Il termine nuovo ricorre in maniera ossessiva in centinaia di libri scientifici pubblicati in tutto il 600. Il novo organum, l'astronomia nuova, discorsi intorno a due nuove scienze, nuovo teatro di macchine. In appena un secolo cambiano le nozioni di moto, massa, peso, inerzia, gravità, forza, accelerazione, la struttura stessa del creato e il ruolo dell'uomo. L'arte cerca nuove strade.
nuovi punti di vista, si scrivono poesie su cose di cui nessuno aveva mai parlato, soggetti mai rappresentati. L'arte fa di tutto per essere nuova, per stupire, per impressionare. Nella Passione di San Giovanni, Pilato chiede: «Chi volete che io salvi tra Gesù e Barabba?» E dal nulla gli interi due cori della Passione urlano: il senso dell'estetica barocca sta anche in questa voglia di meraviglia, di stupore. Bach sa bene come impressionare. Nella sua messa in si minore, Gesù viene sepolto e poi resuscita in un tripudio, un contrasto che difficilmente lascia indifferenti. Prima le voci descrivono, con una serie di lamenti dissonanti e di ritmi incisivi, la crocifissione. Poi il corpo viene calato nella tomba. Le sonorità si fanno sempre più basse fino a spegnersi del tutto. E poi c'è questa esplosione di gioia. È del poeta alfin la meraviglia, chi non sa stupir vada alla striglia, scriveva Marino. Nell'Allegro nel concerto brandeburghese numero 5 succede qualcosa di inaspettato. Il clavicembalo si stacca dal resto dell'organico e fa qualcosa che non aveva mai fatto in secoli di accompagnamento. Suona da solo. Fa un assolo di una sessantina di battute. È la prima volta nella storia. L'idea di costruire cose che ci aiutano a capire la verità, invece di ascoltarla da chi fa a gara a vestirsi più strano degli altri, si diffonde velocemente. In uno scambio epistolare del 1625 tra Johannes Faber e un certo Federico Cesi, compare per la prima volta una parola nuova, microscopium. Federico Cesi lo usa per osservare un'ape, in un modo in cui né la buon'anima di Aristotele né nessun altro aveva mai fatto. Non passa molto tempo e l'idea si diffonde. Micrografia di Hooke è del 1665. Hooke inventa un'altra parola nuova, cellula. Ogni inezia è un elaboratissimo micromondo di dettagli. Qui emerge un altro dei crismi dell'estetica barocca, lo sfarzo. È sempre una rappresentazione dell'infinito, ma nel piccolo. L'infinita complessità di piccoli dettagli, elaboratissimi. Texture cangianti, complesse, di infinita bellezza sonora. Nel 1687 Newton pubblica i suoi Principia. La rivoluzione giunge a compimento. Newton presenta la filosofia naturale in un linguaggio matematico e geometrico, il linguaggio del grande libro della natura, e porta avanti anche il metodo di Galileo. È il 1701 e a Lipsia, città in cui Bach lavorerà a lungo, succede una cosa mai vista. Una notte vengono installate centinaia di lampade ad olio che illuminano le strade. È iniziato un nuovo secolo, il 18°, e pare che sarà super interessante. No one said there'd be music. There's always room for cello. Nelle opere di Bach la matematica e i rapporti matematici sono centrali. Egli faceva addirittura parte di una società dedicata alle scienze musicali fondata da un suo allievo, Mitzler. Era solo per musicisti esperti di matematica, per entrare dovevi proporre un trattato e un quadro. Bach propose 14 variazioni che seguono una precisa progressione matematica e un quadro. Nel quadro ha 14 bottoni. Bach si rifiutò di entrare nella società fino al 1747 ed entrò come 14° membro. 1747 contiene un 14 e 2 7 che sommati fanno 14. Se prendete l'alfabeto tedesco e lo numerate, poi prendete le lettere del cognome Bach, vi ritrovate con il 2, l'1, il 3 e l'8. E se sommate tutti questi numeri otterrete... Una delle opere più matematiche di Bach è l'Arte della Fuga. Con il solito gioco, il titolo in tedesco forma il numero 158, guarda caso lo stesso del nome di Bach, e sommando i numeri 158 otteniamo... Questo era solo per darvi un'idea. Nella musica di Bach c'è molta matematica, è evidente anche un ascolto superficiale, ma
Vi assicuro che se ci addentriamo in questa selva non ne usciamo davvero più. Ma Bach non è solo razionalità e matematica, è anche spiritualità, poesia, passione, delicatezza. Riesce a fondere le due cose in un equilibrio perfetto e eterno. Un gigante che ci racconta il passaggio tra due mondi e ci ricorda chi siamo veramente.